Annata da dimenticare per il carciofo spinoso del Sulcis, campi allagati, ritardo nel taglio dei capolini, ortaggi infestati dalla botride, omicidale fungo parassita e il crollo dei prezzi sul mercato hanno inferto un duro colpo alla produzione dell'oro verde del Basso Sulcis. Un mix di fattori che ha fatto crollare il fatturato di decine di aziende e registrare bilanci in rosso delle due principali cooperative che esportano il gustoso ortaggio nei mercati di Genova, Torino e Milano. Nei 750 ettari del Basso Sulcis coltivati, quest'anno, causa temperature più rigide, la raccolta del carciofo spinoso è stata spostata di 2 mesi. E ciò ha innestato un processo di crisi nei mercati, favorendo la concorrenza pugliese e siciliana. E non è pensabile neanche effettuare processi di trasformazione del prodotto, poiché le multinazionali alimentari si servono ormai dei carciofi provenienti dall'Oriente. Quando si parla di un carciofo in questo momento a 20 centesimi, lordi presi sui mercati generali diciamo Torino, Genova, Milano, significa che al socio liquideremo intorno agli 8 centesimi a capolino. Ecco, con quei prezzi, con i costi di produzione che abbiamo, non rientriamo.